Assessore Rolfi, 2 giorni fa ho incontrato a Bruxelles il commissario europeo all'agricoltura Hogan. C'è preoccupazione per i tagli all'agricoltura, si è riuscito a strappare qualcosa? Ma c'è preoccupazione anche nel commissario, il quale ha assicurato il suo impegno per trovare altre risorse per contenere questi tagli, pescandoli da capitoli di bilancio che attengono, ad esempio, lui diceva, al salvastati, visto che ormai dopo la crisi greca non sono all'orizzonte altre situazioni di crisi statali per i quali iniettare parecchi miliardi di euro, quindi c'è la volontà politica di rendere più sostenibili queste riduzioni. Dentro questo impegno, che noi chiaramente salutiamo con favore, abbiamo segnalato i rischi per l'agricoltura lombarda, che è un'agricoltura di qualità, a vocazione produttiva, con costi di produzione diversi rispetto a quelli di altri paesi europei e che bisogna che continui ad avere un'attenzione particolare. Quindi difenderemo nell'ambito dei nostri luoghi di confronto, a partire dalla Comitato delle Regioni, dove avremo una presenza fissa, questa specificità, perché è nell'interesse dei lombardi, del PIL lombardo che oggi cresce perché cresce l'agricoltura, delle esportazioni lombarde che crescono significativamente perché cresce il peso dei prodotti agricoli nel nostro export. Solo per i contributi diretti agli agricoltori si è parlato di 50 milioni C'è questo in euro. meccanismo chiamato convergenza esterna che vuole uniformare il premio PAC in tutta Europa. Noi abbiamo un premio PAC più alto della media europea, in Lombardia il doppio della media europea, e c'è un problema. E questo è un processo di uniformità che si vuole fare, rende uguale il premio PAC tra est e ovest. Lo alza all'est, quindi sposta risorse verso le agricolture rumene, bulgare, polacche, che però hanno costi di produzione per il costo dei campi, del gasolio, dell'energia, del lavoro, che è profondamente più basso rispetto al nostro, anche un terzo più basso, 2/3 in alcuni casi più basso. Insomma, è illogico e ingiusto. Trattare allo stesso modo agricolture differenti, con costi di produzione differenti, contraddice lo spirito fondativo della politica agricola comune e soprattutto punisce chi, come gli italiani, hanno contribuito a formare la politica agricola spostando a soldi chi è entrato in Europa l'altro ieri. Un'ultima considerazione, quanti sarebbero i tagli per la Lombardia adesso? Noi li stimiamo intorno ai 50 milioni soltanto Ah, sul solo primo quello. pilastro. Ok, quindi 50 milioni sopra la Lombardia. Grazie. A lei.